Siamo sul finire dell'estate, i mirtilli sono maturi e le more anche, quasi, e la sera inizia a fare freschino. Benvenuto in questo nuovo video. Sono venuto a farmi un campeggio di un paio di giorni in questo posto dove sono già stato diverse volte, che è facilmente raggiungibile a piedi, ma nello stesso tempo rimane poco frequentato e quindi abbastanza tranquillo. Lì c'è il braciere, più tardi accenderò il fuoco e cucinerò qualcosa. Da questa parte di qua c'è la zona notte, come vedete ho montato la tenda proprio al limitare del bosco, adesso vi faccio vedere brevemente come mi sono organizzato. Un telo molto sottile a fare da pavimento, materassino. Cuscino gonfiabile, sacco a pelo, e qui dentro ho il liner che tirerò fuori dopo. D'estate per solito dormo con il sacco lenzuolo molto leggero e sopra il sacco a pelo tutto aperto a fare da coperta in modo da potermi facilmente coprire
o scoprire in base a quanto freddo sento. Se siete interessati ai prodotti della Flextail, tipo la pompetta che ho utilizzato per gonfiare sia il materassino che il cuscino, vi ricordo che ne ho parlato in maniera approfondita in un altro video che vi lascio linkato qui sotto in descrizione, insieme ovviamente ai link per l'acquisto dei prodotti. Le zanzare mi si stanno a magnà, voi non potete capire, ci vuole che accendo il fuoco. Così magari col fumo un po' si allontanano, però prima vi voglio dire una cosa importante. C'è ancora qualcuno che ogni tanto mi scrive: io la tenda monotelo non la uso perché fa la condensa. Raga, non alimentiamo queste leggende metropolitane. A parità di condizioni la condensa la fa sia la monotelo che la doppiotelo. La differenza è che nella doppiotelo avete la zanzariera distanziata di qualche centimetro dal telo esterno bagnato, che in una certa misura vi impedisce di toccarlo e quindi magari di bagnare il sacco a pelo, ad esempio. Ma se la condensa è parecchia, dopo un po' inizia a gocciolare, la zanzariera si impregna e vi bagnate lo stesso. Quindi come si fa a ridurre la condensa, specialmente in una serata come questa dove non tirerà un filo di vento? Bisogna cercare di far circolare l'aria il più possibile. Tenda aperta, se possibile, prese d'aria e anche qui sotto lasciate un pochettino di spazio.
fagioli al curry con riso integrale direttamente dalla padella. Buoni. Complicato mangiare questo cucchiaio perché è rotondo. Un utilizzo della Zero Pump che non avevo menzionato. Figata. Una magnifica serata, si sta molto bene. Non fa freddo, non tira vento. Perfetto, direi. Il fuoco è quasi spento. Io, come al solito, aspetto che si estinguano le ultime braci e dopodiché me ne vado a dormire. Ultimamente non ho avuto fortuna con le nottate all'aperto. Le ultime due o tre uscite sono state abbastanza disastrose dal punto di vista del sonno. Spero di riuscire a riposare bene stanotte. I presupposti ci sono tutti. Vi farò sapere domani mattina. Buonanotte. Buongiorno, è stata una nottata tranquilla, tutto sommato. Sono riuscito a riposare abbastanza bene rispetto alle altre volte. Niente vento, niente rumori molesti. Ci possiamo stare. State con me che adesso ci procuriamo un po' di legna e riaccendiamo il fuoco, così prepariamo la colazione. Corteccia di betulla. Se avete un po' di questa siete a cavallo, è diavolina gentilmente offerta da Madre Natura.
semplice. Tisana, biscotti fatti in casa da me con avena e cioccolato e qualche susina. Prima di salutarvi ragazzi vi ricordo una cosa importantissima, e cioè che il mio canale è affiliato ad Amazon. Questo significa che potete sostenerlo a costo zero. Infatti se acquisterete tramite link che vi lascio sempre qui sotto in descrizione, io percepirò delle piccole commissioni pubblicitarie sui vostri acquisti senza alcun costo aggiuntivo per voi. Queste entrate potrò utilizzarle per migliorare la qualità del canale, per coprire parte delle spese di nuovi viaggi, ad esempio per farvi vedere posti sempre più belli, sempre più interessanti, o per acquistare attrezzatura fotografica di qualità. Non è necessario che acquistiate esattamente i prodotti che vi propongo io, potete acquistare quello che volete, quello che più vi piace, basta che entrate su Amazon utilizzando uno qualsiasi dei miei link. Grazie per avermi seguito anche questa volta, spero con i miei video di riuscire a trasmettervi un po' di voglia di uscire, un po' di voglia di stare all'aperto, magari con alcuni ci riesco un po' di più che con altri. Continuate a seguirmi, un saluto, un abbraccio e ci vediamo presto.